a tavolata della nonna Gigia. Auguri! 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 Allora, salmone, patè col fegato e pampuri, insalata russa con le uova e pampuri, e salame secondo me, anche lui il pampuri. Vai, vai, aperto! Arrivo! Ale. Oh, che bravo. Guarda che bello che ha fatto l'Ale. Ale. Invece scende. Stai lì, facciamo il giro. Che chiesa è? Sì, da lì si scende. Ciao. Dammi la mano piuttosto che. Adesso scende. Aspetta. Là c'è il castello. Questa è la discesa morbida. Che spettacolo, guardate qua, saltate. Qua Pi, guardate il lago di Braies, ghiacciato. E qua la famiglia Todesco e Beltrami ghiacciati. Cosa? Se c'è qualcuno con la mano io sul ghiaccio non ci vado. Gamba già rotta. Tu hai messo lo spin? Cavaliere. Ghiaccio. Camminate, ciao. Sì, tranquillo. Guardate lì che c'è gente che pattina in mezzo al lago. Io devo far vedere al nonno Walter il lago. Hanno detto che vuole il filmino. Ah, che male. E questa è la locanda dove ci siamo fermati a mangiare. Adesso andiamo a vedere come dentro. -7 gradi. Ok, salutate il nonno. Ciao. Saluta il tuo cliente della biblioteca. Ma non viene a leggere. E dopo gli ma deve venire a leggere, lo so che deve venire a leggere. Giusto? Anch'io. Ciao. Regalino per l'Alessandro. Dai, ma certo, per il regalino, un bacetto, loro. Alessandro, tutta papalina, di tutta la vita. Canestro da dai qua, sarà schiaccia. Dai, schiaccia, Alessandro, nel canestro, dai. Ale, ma
sei bravissimo. Un bacetto, guarda che bel bacetto. Un bacetto bello contagioso. Ale, ma sei bravissimo. Temperatura dell'acqua del frigo. Depurativa è del frigo, perché c'è Tarassa. Oddio, ho appena pensato il calorifero. No, no. Ci abbassa su un po'. Ma mai il suo sotto per dire, rimane poi 16. Ale, il maestro mi chiama da Pialino del nonno Walter per l'Alessò. Sei contento? Eh? Ah? Ma cos'è questo regalo? Cos'è questo? Una palla da regalo! Il bandorino! Il regalino del nonno Walter. Alessandro, lo assaggiamo? Lo assaggiamo? Assaggiamo. Che buono! Assaggiamo proprio così? A me è un pezzettino. Che buono. Lo assaggiamo? Non è convinto. Non è convinto. Buono. Com'è? Com'è? Guarda, lo mangia la mamma. Dai, dallo alla mamma, dallo alla mamma. Dallo alla mamma. Mangia lì. Buono. Non è stato che mangiato. Com'è? Com'è? No, il pandoro del nonno o no? Ma i fagiolini, guarda, buoni i fagiolini. È un bene. Come sono i fagiolini? Alessandro, com'è il fagiolino? Buono. Wow. Dagli un altro, poverino. Pandoro l'ha buttato via, ma il fagiolino, dagli un altro. Com'è il fagiolino, Alessandro? Ti piace? Piace, via. Sei anche condito. Neanche con, ma che a voi da piacere. Guarda, sono buoni, che gusto. Guarda che gusto. Sono buoni, adesso parlo la patata. Dai, dagli un altro fagiolino, poverino. Bimbe, guarda che belle queste due bimbe, non di primo pelo. Questo, Cla? Il baranci. Guardate il baranci, questo qua è il baranci. Qua è la discesa, ma noi andiamo a piedi. Tutta neve sparata. Passeggiata giù ai bagni di San Carlo. Dove siete? Siamo ai bagni di San Carlo. È autunno, guardate che bello. Purtroppo sarebbe inverno. Un po' sempre. Lo sanno, fammi la foto che dopo la metto nel tuo profilo di WhatsApp. La tromba? Ma ce l'hai la faccia da tromba? Ce l'hai la faccia da tromba? Bella faccia da tromba? La faccia da tromba? Così? L'espressione sbagliata, Claudio. Dai, fagliela fare. Ragazzi, sapete perché non c'è neve? Perché Beltrami ha fatto comprare al Paolo la tuta da neve estrema e dopo sci, se veniva su come la Silvietta, la neve qua ce n'era tanta.
GPE mentre guardo. Leggi, leggi, allora, dimmi cosa c'è. Stinco con crauti e patate, arrosticciato e insalata di cappuccio. Piatto del contadino. So, guardate qua, Chiaretta. Guarda che piattini. Stinco. E tu sei a dieta? Sono qua sul Barangi, sto andando a cercare la Chiara e Dyson, che giù non li ho trovati. Nessuno ha voluto salire con me, sono qua da solo. Lo spettacolo è splendido. Dyson ha battuto largamente Daniele. Praticamente io sono arrivato, non mi rispondevano al telefono e sono andato su fino alla Maiga. Ho sentito appena sono sceso che c'erano i carabinieri che si stavano mettendo in pista con la moto slitta perché c'era uno che non riusciva più ad alzarsi. Sono arrivato alla base del Barangi, ho visto lì la Chiara con Dyson e mi hanno detto è successa una cosa strana, Dyson a metà pista è caduto. Non riusciva più ad alzarsi, ha chiamato i carabinieri per andarla a recuperare. Niente, adesso sono qua, facciamo la prova nella pista piccolina. Vediamo se riusciamo a riportarlo su. Ciao! Oh! Saluta Chiara! Ciao ciao! 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 Audi a porto tua figlia su alla pista dell'urlo! Se non torna indietro ti tieni Dyson, va bene lo stesso? La pista è quella là. Ci vediamo su, ciao. Abbiamo parcheggiato Dyson giù là alla Maiga del Barangi e adesso io e la Chiara andiamo a fare la pista del lupo. Parti Chiara. Mitega, io me la ricordavo così rigida. Aiuto, aiuto. Adesso quasi quasi metto via il cellulare e scio come tutti gli altri, che ve ne pensate? Guarda che brava la Chiara, che ha preso la sua 120esima lezione col maestro. Ciao, ci vediamo giù a valle. Un successone sta portando su giù Dyson dal Barangi, che è quello lì che vedete alle mie spalle, che mi sta seguendo. Lo vedete lì dietro? Gli ho fatto io le lezioni. Lui ha fatto prima lezioni dai carabinieri perché non si fa più l'esercito, ma lui voleva entrare nei carabinieri. E poi gliel'ho fatta io. Guardate che classe, sta venendo giù dal Barangi. Strepitoso. Ciao, ci vediamo giù. Via, andiamo avanti, Pino, via, dai, avanti, avanti, carabinieri, devi andare carabinieri dritti, andiamo. Filippo sdraiato così, troppo indietro, Fili, vai, non frenare, tira avanti, dritti così, via, avanti. Dietro di schiena, dietro col peso, la devi spostare col peso. Appacciotti sullo slittino. Oh. Com'è? Guarda là quei due, va dritto. Adesso lo metto via perché sennò mi faccio male, che non è come lo sci, bisogna tirare. Dietro lì c'è la Pacciotti. Dai Pacciotti, vieni.
vieni facciotti. Stiamo slittando giù dal paranghi. Sei? Hai capito come si fa? Eh? Quelli da facciotti. Aiuto, una curva. Fermo perché se no... No, Beatrice, no, Beatrice, no. Ma che bravo che è questo bambino con il dubbio. Mi dai la mucca? Mi dai la mucca? Per me diventa un ingegnere. Bravo. Beh, allora, noi stamattina il programma era venire a sciare presto, vero Fili? Poi smettere subito veloce, tornare giù e andare in Val Piscalina cambiando gli sci da discesa con quelli da fondo. Siamo arrivati qua, abbiamo avuto qualche contrattempo e adesso sono le 12:20 e stiamo facendo la prima coda per salire al barano. Ok, adesso andiamo a prendere la Chiaretta che è su. Ciao a tutti, saluto. Siamo arrivati su Parangi. Adesso andiamo a prendere la Chiara e Dyson. Siete? Ciao ciao, ciao ciao, Billy. Che classe, eh? Faccio dietro l'alunno e la Marti. Chiaretta ci ha già seminato tutti. Ecco Fili. Dyson, Dyson è la mia creatura. E la facciamo. Andiamo lì allo stilista. Bravo. Guardate qua. Che classe. Brava Marta, brava, brava. Oh, hai visto anche Dyson? Ecco la facciotti che arriva. Hai visto? Dov'è la Chiaretta? Ah, dentro Dyson. Ripeto. Questa è la base di scalina, sto spiegando. C'è la pista per andare a un... Scalina. Vediamo con gli sci. Lui fa il video, io faccio la foto. Lui fa il battuto. Vamo
di fare pattinare. Occhio. Ok, per funziona, no? Funziona. Che caldo! Ciao, bellissimo! Dov'è che andate di bello? In qualche scalina? Guarda che c'è anche l'Andrea! Finalmente lo vediamo! È emerso! Allora, l'Ale c'ha passeggino e lo slittino. Andiamo sullo slittino? E in braccio? Ma ah, che bello, no, quel bimbo! Ma ah, che bello! Ciao, Sir! Ciao Andre, ciao. Perché sei così imbacuccato? Perché c'ho ancora le piaghe della lepra. Anzi, forse la lepra. Vai ancora a fare le feste all'asilo? Mai più, mai più. Eh? Mizzo, che occhio bello! Che bello che sei! Sembri uno dei Minions. Ti è piaciuto, Silvia? Eh? Tanto no? Scendi a piedi dopo? No, magari, sì, sì, puoi scendere a piedi. Ma dai, non scendi. Scendi a piedi? Via i guanti, amo, no? Via. Tira, via. Ma? Vuoi andare a sedere dove c'è la mattina? Mi piace questa valle. Questo video è per te. Questa è l'Allegra Combricola che scia con un panorama stupendo. Ora vado, se no rimango indietro. Piega le ginocchia, Silvia! Brava! Non state così vicini! Piega un po' le ginocchia! Sono più equilibrata! Valpiscalina! Come va? Bravi però! State tutti appiccicati, Dani, secondo me tu sei più lento di tutti, meglio che stai per un... Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, save me from tears, I'll give it to someone special. No, frenare! Sono loro, vero Pier? L'anno fa. Cosa? Guardate che spettacolo che era, non è magica, è magica. Ce l'avete fatta? Brava! E mi è caduta tipo di faccia. Di faccia si è caduta. Ha un volo solo? Belli. Un volo solo? Come vanno quegli sci? Come vanno? Sono belli? Quelli sono belli? Siete? La Serena in vacanza. Dietro una macchina fotografica a riprendere Ciuffo! Ciuffo che avrà 60 di Ciuffo da lì è bellissimo! Sei più tranquillo! Oh. Dai un bacino a Filippo! Dai un bacino! Ale, vuoi dare un bacino? Grazie! Bocca, bravo! Carota della... Com'è la carota della zia? Buona! E la
patata? La patata, anche la patata è buona. Mamma mia, che buona. Guarda la carota. Ancora carota? Ancora. Mamma mia, che patata. E la carota? Com'è la patata? Com'è la patata della zia? Me lo dai un bacetto? Me lo dai un bacetto. Bravo. Ancora, anche la carota va bene, la carota. Datemi carote, dai poverino. E qua a lui non gli danno da mangiare a Dubbiaco. Carote, carote. Ma Alessandro, sono buone? Sono buone le carote. Ecco la carota. Oh, è caduta. È caduta. Lo vuoi, patata o carota? Lo vuoi? Carota? Patata o carota? Adesso? E adesso? Ha fatto venire il pan! Quale pan? Sediti! Alessandro dove è finito? Alessandro? Dove sei? Ale! Ali! Alessandro? Non lo vediamo da un po'. Alessandro, ma dov'è? Ma dov'è? Ma Tarzan! Vai Tarzan! Uno! Mamma! Pum! È sparito ancora! Andate a fare una bella scivolata? Una bella scivolata?